E siccome oggi è Ferragosto vi parliamo di Andrea Melchiorre e Valentina Dallari. No, scherzo. Siccome oggi è Ferragosto, passate una buona giornata. Almeno passatela meglio di Andrea Melchiorre e Valentina Dallari. Ricordiamo che ormai la coppia sta insieme da circa 2 mesi e mezzo, ossia da quando si è messa felicemente insieme a uomini e donne. Da allora hanno fatto un po' i girovaghi fra Bologna, Roma e il mare, spesso a Roma si incontrano anche con Fabio Colloricchio e Nicole Mazzucato che lo ricordiamo si sono trasferiti a Roma proprio in un palazzo vicino a dove abita la famiglia di Andrea Melchiorre. Il loro rapporto di coppia va benissimo. Ma insomma si è voluto vedere in questa cosa qualcosa di marcio che secondo me non c'è. Ossia mi spiego meglio. Andrea Melchiorre e Valentina Dallari hanno deciso di passare il Ferragosto da single e il romano ha deciso di andare a trovare i suoi amici per fare il windsurf, sport a cui lui è particolarmente affezionato. Ma questo ha fatto scattare la curiosità di una fans che ha iniziato a domandare come mai non stessero oggi insieme. Beh, mettiamola in questa maniera: Andrea Melchiorre non ha assolutamente gradito questa interferenza indebita e non le ha certo mandate a ridire direttamente da Instagram. Cerco di evitare di rispondere ai commenti ma a volte diventate pesanti e invadenti. Allora un cosa più importante: fate i cazzi tua due. Sono stato con Valentina 6 giorni e tornata un giorno a Bologna e siamo stati ieri e l'altro ieri sera insieme. Stamattina sono andato dai miei amici per passare il Ferragosto con loro e viceversa. Perciò invece che pensare alla mia vita, cerca prima di fartene una tua. Certi non sono fan, sono invidiosi, mi infastidiscono solo per la cattiveria. E ha concluso dicendo che questa è l'ultima volta che ti rispondo. Hai mai pensato che abbia problemi suo? La sua vita non gira intorno a me. Perciò per cortesia non alimentare cazzate che è meglio. Insomma non so a voi, ma a me sembra tutto in puro stile Andrea Melchiorre.